aspettative, papà, di maratoneta e un ultramaratoneta, visto che tu sei maratoneta, Tiziana ha concluso anche la 100 più di una volta. Sì, sì, mo salgono pure sul palco, da sempre la vostra famiglia attraverso anche la Sponca, quindi la vostra azienda sostiene questa gara, quindi un grazie perché comunque è un modo per ricordare una persona importante e quest'anno purtroppo anche vostra madre che ci ha lasciato un mese fa, due persone, io ricordo ancora la prevenzione dell'anno scorso, il pensiero di tua madre, il ricordo dolce di tua madre, quindi grazie ancora una volta perché comunque credete e sostenete questa gara. Buongiorno, vi ringrazio tutti, sia Carlo come organizzatore di questa gara, di questo evento, e l'amministrazione comunale di essere presente qui. Quello che io ogni anno, diciamo, quando arriva questa manifestazione, la nostra famiglia, io, Silvia, Tiziana, diciamo, ci impegniamo da un punto di vista economico a fare a rendere una cosa più particolare. Quest'anno la cosa che ci tenevo di più a dire è che lo sport, diciamo, a volte quando noi veniamo a correre qua, perché tutti corriamo, ci si crea un gruppo, amici, e ci si frequenta sempre tutti insieme. Poi ci può essere una manifestazione che ha più numeri di persone, una che ne ha di meno, però l'importante è quello che si ricorda, è che durante la gara c'è l'amico sempre che ti sta vicino. E io questo memorial, che è molto segnato per me, lo dedico al mio amico Guerino Pasquale, perché abbiamo gioito insieme e abbiamo pianto insieme. Grazie Guerino e grazie allo sport. Grazie Antonio, allora famiglia può salire sul palco per un riconoscimento, nel frattempo ci ha raggiunto anche Tiziana, prego Tiziana, c'è la consegna del riconoscimento da parte della Runner Fan. Come diceva Antonio, il bello delle gare, il bello della corsa è anche questo, quindi non solo conosciamo il territorio, ma durante la gara, durante la corsa nascono delle amicizie con le quali si condividono momenti belli, e ahimè purtroppo si condividono, ma le amicizie vere sono anche queste, si condividono anche momenti brutti. E Antonio ricordava e ringraziava Guerino per aver condiviso con lui tanti momenti diversi, quindi momenti sia belli che purtroppo momenti brutti. Guerino, vuoi salire? No, Guerino è munito di veloce, lascialo a me, faccio anche il dog sitter, quindi oltre al servizio chiavi. Che ha fatto ricordare Giuseppe Fontano di Guerino, ma questo qua che è col cane. Dopo ne parliamo, quello è Guerino. Guardate qui, Carlo. Foto ricordo, andiamo. Ci vuole uno che richiama l'attenzione. Grazie. Allora, la foto perfetta. Facciamo le premiazioni delle società, la quinta classificata.